La Regione Lombardia non impara dagli sbagli fatti e non adotta misure serie in grado davvero di salvaguardare la popolazione da possibili ondate di contagio da coronavirus. Ne è convinta l'associazione Noi Denunceremo, che ha commentato con forte criticità le misure adottate per la sicurezza sanitaria, dalla gestione degli aeroporti alle misure tardive per limitare assembramenti e movida sfuggiti di mano, in particolare nel Bresciano. Gli aeroporti lombardi non sono stati messi nelle condizioni di poter effettuare immediatamente tamponi a tutti coloro che rientrano in Italia o transitano anche solo in Italia provenendo da paesi a rischio. Credo che questo sia un esempio di come Regione Lombardia non abbia imparato nulla dagli errori del passato. Non possiamo correre rischi. Ritengo che queste che sono state emanate siano disposizioni indispensabili, ma il problema è quello che è stato fatto prima. Stiamo ricevendo decine di richieste di denunce. Di sicuro a settembre ci sarà un ulteriore D-Day in cui dovrebbero essere depositate un centinaio di denunce esposti. La maggioranza di questi esposti inerisce alle città di Bergamo e di Brescia. Anche su Brescia ci sono decine di esposti che sono stati depositati e che verranno depositati a metà settembre. L'associazione però non si ferma a sostenere la denuncia dei tanti casi di presunta malagestione dell'emergenza, chiedendo giustizia nelle aule dei tribunali, ma chiede conto al governo della secretazione del piano emergenziale redatto a gennaio, che ipotizzava uno scenario da 600.000 morti in Italia. Mi pare il minimo, oltre che ovviamente legittimo, chiedere e ottenere la desecretazione degli atti. Non è ancora stata data alcuna risposta alla richiesta. Entro 30 giorni dovrebbero quantomeno fornire una risposta sulla loro intenzione.